aggiornamento professionale. Si terranno 8 incontri a partire da oggi fino al mese di maggio, e quindi con una cadenza più o meno trisettimanale. Questi incontri tratteranno gli argomenti più recenti o gli argomenti dell'imminente pratica professionale, come le dichiarazioni di bilanci nell'ultimo periodo del corso. Altri corsi invece hanno magari una valenza più formativa nel ruolo specifico, come corsi che vengono organizzati per curatori fallimentari, per revisori degli enti locali, oppure sempre nell'ambito dell'offerta formativa dell'ordine ci sono incontri monotematici, come possono essere corsi sull'aggiornamento antiriciclaggio, corsi sulle novità relative ad alcune normative sulla sicurezza sul lavoro, corsi di formazione. Siamo arrivati anche a un corso di English Business per quanto riguarda i colleghi che operano magari con clienti internazionali.